Multistrada è un modello estremamente importante della gamma Ducati, un modello che è stato prodotto in oltre 150.000 esemplari consegnati ai ducatisti di tutto il mondo in oltre 20 anni dal momento in cui abbiamo cominciato appunto a produrre questa famiglia di moto. Una famiglia che ha vissuto un'evoluzione estremamente importante con il passaggio al motore V4, quindi l'attuale Multistrada V4 è l'evoluzione più importante, una moto in cui abbiamo davvero considerato di portare al massimo la combinazione fra l'emozione di guida, la fluidità del motore, una grande attenzione alla parte ergonomica, protezione aerodinamica, capacità di trasportare carico, davvero in un mix particolarmente equilibrato. Il progetto Multistrada in generale come concetto è un progetto complesso perché appunto unire caratteristiche e necessità così diverse come la necessità di avere una buona performance fuori strada, su strada, la capacità di trasportare carico, di avere di nuovo buona protezione aerodinamica, di essere comunque emozionanti, di avere comunque un motore fluido ma anche brillante da guidare, è certamente complesso, ma siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto con il modello attuale, appunto il Multistrada V4S, e questo è dimostrato dai numerosissimi premi che il modello stesso ha vinto e ai risultati nelle comparative. Però un po' come da tipico stile Ducati non ci accontentiamo, abbiamo ascoltato tantissimi feedback di tutti i nostri clienti e abbiamo appunto sviluppato un modello nuovo che è questa Multistrada V4 Modelliere 25 che andiamo a presentare oggi, che ha al suo interno tantissime migliorie appunto per spostare ancora più in alto il livello di godibilità generale di questo modello straordinario che è la Multistrada V4. Come si dice, i dettagli fanno la differenza e non c'è cosa più vera come nella nuova Multistrada V4 Modelliere 2025, dove un insieme di affinamenti e aggiornamenti l'hanno resa un nuovo riferimento per quanto riguarda il comfort, le prestazioni, il piacere di guida e la sicurezza. In Ducati il design è qualcosa di molto importante, di fondamentale, su cui lavoriamo tantissimo. Una Ducati la si riconosce fin dal primo sguardo. Ma il design non è solo funzionale a se stesso, ma è anche molto importante per migliorare l'esperienza di guida. Andrea, avete ridisegnato nella nuova Multistrada V4 2025 il frontale. Mi racconti un po' il perché e quali sono stati gli obiettivi? Sì, per enfatizzare due aspetti fondamentali della nostra filosofia di design, che sono la riconoscibilità e la sportività. Per fare questo abbiamo pensato ad una nuova ripartizione delle parti verniciate che ci ha permesso anche di traguardare delle proporzioni più slanciate sulla ruota anteriore, più snelle, per sottolineare l'animo sportivo del nuovo Multistrada V4 2025. È nuovo anche il terminale di scarico con nuove linee e proporzioni.
L'impianto di scarico è completamente nuovo. Attraverso un nuovo design abbiamo dato ulteriormente più carattere al nuovo modello, caratterizzando anche il sound percepito. Come abbiamo detto prima, design e funzionalità e piacere di guida sono collegati. Infatti sono stati, per esempio, ridisegnati i cerchi. Certo, Andrea, i cerchi sono un elemento importantissimo per una moto. Dal punto di vista dello stile, permettono di caratterizzare ulteriormente il nuovo modello e dal punto di vista tecnico, attraverso un design pensato in modo specifico, è possibile ridurne il peso. Un esempio sono i nuovi cerchi forgiati per il posteriore da 17 e l'anteriore da 19. Visivamente risultano estremamente leggeri, ma al tempo stesso siamo riusciti anche a calare molto il peso. Sono stati rinnovati anche gli abbinamenti di colori fra parti meccaniche e parti in plastica. Certo, abbiamo ripensato completamente gli abbinamenti cromatici, ispirandoci all'animo tecnico e sportivo del multistrada. Abbiamo pensato ad una base meccanica di tonalità più scura, infatti abbiamo scelto di utilizzare un nuovo grigio più scuro per il forcellone bibraccio, le piastre telaio, lo stesso grigio è ripreso anche dalle ali della carrozzeria. L'insieme dei nuovi colori disponibili per la carrozzeria, Ducati Red, Arctic White e Trinium Black, e della base meccanica più scura, enfatizzano il lato sportivo del nuovo Multistrada V4 2025. Grazie Andrea. È bello vedere come tanti affinamenti e dettagli stilistici non stravolgono quello che è il design riconoscibile della Multistrada V4, ma rendono la nuova Multistrada V4 Model Year 2025 più moderna e sportiva. Nella nuova Multistrada V4 Model Year 2025 sono tante anche le novità tecniche che riguardano il motore, le sospensioni, sistemi che aiutano il comfort di pilota e passeggero, ma anche la sicurezza alla guida. Ma entriamo più nel dettaglio di quelle che sono le novità introdotte dalla nuova Multistrada V4 Model Year 2025. Lo facciamo insieme ad Anna. Iniziamo dal motore. Certo, il V4 Gran Turismo si conferma un motore ad elevate prestazioni. Vediamo una potenza di 170 cavalli a 10.750 giri e una coppia di 124 Nm a 9.000 giri. Anche per gli intervalli di manutenzione rimaniamo un riferimento. Il tagliando è fissato a 15.000 km o ogni 2 anni e il controllo gioco valvole a 60.000 km. Inoltre, gli intervalli di manutenzione così prolungati fanno ben capire l'affidabilità e la qualità costruttiva generale, temi molto importanti per Ducati. Ma la tranquillità più totale viene anche data dal Forever Ducati, che comprende 4 anni di garanzia, disponibile nei paesi dove applicabile. Questo è un motore appunto dalle grandi prestazioni che sa regalare grandi emozioni, ma uno dei suoi punti di forza è anche la fruibilità e la facilità a bassi giri. C'è la possibilità di scegliere 170 cavalli a risposta diretta del comando del gas o a risposta più morbida, oltre che 115 cavalli, per cui abbiamo anche introdotto il Power Mode Off-Road, specifico per questo tipo di utilizzo. Ma la più grande novità di questo motore è la deattivazione estesa. Rispetto ai modelli precedenti, che deattivavano solo in condizione di moto ferma la bancata posteriore, ora deattiviamo anche sotto determinate velocità o richieste di accelerazione. E questo ci consente un risparmio dei consumi di circa il 6% nel ciclo omologativo. Ma non solo risparmio nei consumi, ma anche riduzioni dei livelli di inquinamento. Questo sistema ci permette di doversi fermare meno spesso a far benzina e quindi non dover interrompere il piacere di guida. Ulteriore novità, l'engine brake control ereditata dalla Multistrada V4 Rally. La calibrazione del freno motore è settabile su 3 livelli, appunto. All'interno dei vari riding mode troverete quello che, a nostro avviso, è il miglior settaggio di engine brake control possibile, controllo che può essere modificato da cruscotto. In Ducati il mondo racing è un mondo molto importante, ma è bello vedere come conoscenze maturate in questo ambito possano essere usate anche sulla multistrada, che ha esigenze sicuramente diverse. Per esempio come lo spostamento del pivot.
È corretto, vediamo infatti che per la multistrada in una condizione di guida, per esempio a pieno carico in fase di accelerazione, la moto tende a sedersi e ad affondare al posteriore. Abbiamo giocato con lo spostamento del pivot alzandolo di un millimetro per contrastare questo effetto di seduta tramite la forza del tiro catena. Abbiamo provato varie misure fino ad arrivare alla scelta proprio di un millimetro che dà il giusto bilanciamento per cercare le massime prestazioni quando si guida da soli, ma anche la massima precisione di guida a pieno carico. È incredibile come una modifica di questo tipo possa variare così tanto il comportamento dinamico di una moto di queste dimensioni. Tante novità anche per quanto riguarda le sospensioni. Assolutamente sì. Vediamo una nuova forcella con un sensore di posizione integrato che permette un'acquisizione ancora più precisa e un monoammortizzatore completamente nuovo con l'introduzione dell'abbassatore rapido Automatic Lowering Device. Queste due novità sono molto importanti. Infatti il nuovo monoammortizzatore posteriore garantisce maggiore autorità per quanto riguarda il precarico, più 8 mm rispetto alla precedente Multistrada V4S, garantendo una moto sempre ben bilanciata a tutto vantaggio della precisione di guida, soprattutto quando siamo a pieno carico. Inoltre, l'Automatic Lowering Device è un sistema automatico che garantisce un migliore e più agevole contatto dei piedi al suolo. Quando scenderemo al di sotto dei 10 km orari, la moto automaticamente e rapidamente abbasserà il posteriore e quindi anche l'altezza sella, in un range che va da meno 15 mm a meno 30 mm, dipendentemente dal carico che è sopra la moto. Al raggiungimento poi dei 50 km orari, sempre automaticamente, la moto tornerà in assetto di guida standard. Il sistema è inseribile in maniera automatica, appunto, o disinseribile con un tasto dedicato. Vi ricordo che all'interno dei vari riding mode sono presenti differenti settaggi di suspension mode per avere sempre le migliori condizioni per la guida, in sport molto precisa, in touring massimo comfort e in fuoristrada strategie specifiche per questo mondo. Adesso la novità della nuova multistrada V4 Model Year 2025 è l'introduzione di un tasto dedicato che ci dà la possibilità di scegliere il suspension mode separatamente dal riding mode. Abbiamo un'altra novità, ovvero l'introduzione della strategia Bump Detection, che tramite il sensore della forcella va a identificare le asperità del terreno per andare ad adattare l'idraulica del posteriore e attutire i colpi. Pensate, per esempio, siamo in Riding Mode Sport con sospensioni in Dynamic, quindi molto precise, un po' a discapito del comfort. Ecco, in questa situazione, quando la forcella detecta, per esempio, un deceleratore stradale, manda il segnale al mono posteriore che si prepara a ricevere lo stesso impatto aumentando il comfort. Vediamo in generale un miglioramento di tutte le strategie su questa multistrada V4 grazie all'introduzione del DVO già visto sulla nuova Panigale V4. Questo algoritmo che va ad utilizzare tutti i sensori presenti sulla moto calcola puntualmente il carico per andare ad adattare tutte le strategie. Infatti, se pensiamo per esempio al Ducati Wheelie Control, che è regolabile in 8 livelli, ma grazie all'introduzione del DVO lavorerà in maniera diversa se siamo da soli o a pieno carico, per garantire sempre il massimo della sicurezza. Ma non solo strategie elettroniche, di nuovo anche soluzioni meccaniche che migliorano il piacere di guida, come i cerchi forgiati. Assolutamente, sulla multistrada V4S troviamo per la prima volta dei nuovi cerchi forgiati che riducono il peso di 2 kg rispetto ai cerchi fusi, andando a migliorare notevolmente il comportamento della moto in handling. È risaputo che diminuire il peso nelle masse ruotanti non sospese va a variare molto le dinamiche di guida. Con questi nuovi cerchi, questa riduzione di 2 kg, la multistrada V4S Model Year 2025 diventa particolarmente precisa e rapida a scendere in piega. Per quanto riguarda i riding mode, è stato aggiunto, oltre a sport, touring, urban ed enduro, anche il wet, molto utile nelle condizioni di scarsa aderenza. Ci sono tante novità anche per quanto riguarda il proiettore e le luci posteriori. Assolutamente sì, miglioriamo infatti il proiettore andando a ridurre la zona d'ombra vicina alla ruota anteriore, senza andare a modificare tutte le altre zone illuminate.
andiamo poi a migliorare anche in sicurezza con la strategia Ducati Brake Light Evo, che in caso di brusca frenata non solo fa lampeggiare lo stop posteriore, ma sotto i 15 km orari fa lampeggiare anche le quattro frecce. Quindi non solo illuminazione migliorata per vedere meglio, ma soluzioni per la sicurezza per essere visti. Vi ricordo che il faro è anche cornering, quindi oltre un certo angolo di piega si illuminerà la zona interna della curva, sempre per miglior sicurezza. Abbiamo inoltre introdotto il faro fendi nebbia posteriore per le situazioni appunto o di nebbia o di scarsa visibilità. Continuiamo a parlare di sicurezza con la nuova strategia Forward Collision Warning, che accende un pop-up a dashboard in caso di pericolo di collisione frontale. Questa strategia è settabile su tre livelli, early, medium e late. I cruscotti hanno sempre più informazioni, oltre che il cruscotto della multistrada, la possibilità di avere il navigatore integrato tramite l'applicazione Sygic. Se l'utente è distratto da una di queste informazioni, il pop-up riporterà l'attenzione davanti alla moto per risolvere la situazione. Ma non solo sicurezza attiva per chi guida, ma anche attenzione per quanto riguarda il passeggero. Sì, ereditiamo l'arretramento delle borse in alluminio già visto sulla multistrada V4 Rally, ma la grande novità è l'arretramento delle borse in plastica di 25 mm. Manteniamo sempre il top case arretrato di 12 mm. Questo consente una discesa e una salita più agevole del passeggero e una maggiore abitabilità. Un'altra cosa molto importante è il cambio del materiale delle piastre top case da plastica a alluminio presso fuso. Questo va a ridurre le oscillazioni e aumenta la robustezza. Quindi maggior spazio per le gambe del passeggero vuol dire maggior comfort, soprattutto nelle lunghe percorrenze. Le borse sia in alluminio sia in plastica sono montate su un sistema flottante che migliorano la stabilità alle alte velocità. Il sistema in alluminio può essere anche montato fisso per chi fa fuoristrada e magari in maniera anche un po' più impegnativa. Introduciamo una nuova importante miglioria sul freno posteriore. Cambiamo infatti il disco che da 2,65 che era prima passa a 2,80. Ereditiamo poi dalla multistrada V4 Rally la leva freno posteriore regressiva e ci ispiriamo al suo pedalino per crearne uno totalmente nuovo che va a migliorare il grip e genera una miglior sensazione di efficienza. Ma non solo sistemi meccanici che migliorano la frenata, ma anche sistemi elettronici, come il front to rear, che già avevamo, ma che viene evoluto e adesso ripartisce in maniera diversa la frenata in base al carico sulla moto. Qui ci viene in aiuto di nuovo il DVO che abbiamo visto in precedenza. E abbiamo introdotto anche il sistema rear to front, quindi quando si frena al posteriore, la moto, in particolari situazioni di angolo di piega o di riding mode, agirà anche sul freno anteriore. Ed ecco la nuova multistrada V4 Pikes Peak Model Year 2025, con una nuova grafica rinnovata, per la prima volta comune sia a MotoGP, Superbike e Motocross. Nuovo anche il design dei cerchi forgiati, marchesini, a 5 razze con chiaro richiamo al mondo dell'automotive. Nuovo il terminale di scarico, a Krapovic, in titanio, con fondello in titanio, adesso omologato Euro 5 Plus. La Pikes Peak è l'anima sportiva della famiglia multistrada, con una ruota anteriore da 17 e una posizione di guida più carica sul davanti, con manubrio più stretto e più basso, pedane arretrate e più in alto. Ma non solo differenze estetiche, anche tante nuove soluzioni tecniche. Assolutamente sì, vediamo che anche su multistrada V4 Pikes Peak
è stato spostato il pivot di un millimetro verso l'alto per enfatizzare ancora di più la guida sportiva di questa moto. Ulteriori migliorie sono state fatte sul freno posteriore, in cui vediamo il disco da 2,80, ma la novità più assoluta l'abbiamo sul software sospensioni, che permette di avere una guida ancora più precisa sul riding mode sport e più confortevole nel riding mode touring. Per quanto riguarda le sospensioni, anche differenze per la scelta dei suspension mode, adesso separati dai riding mode. Quindi durante la guida si può selezionare la diversa rigidità e comportamento delle sospensioni con un tasto dedicato. Nuovo anche il riding mode wet, e ricordo che su Pikes Peak non è presente il riding mode enduro tipico di V4, V4S e rally, ma è presente il riding mode race, che fa capire bene la sua anima sportiva. Adesso andiamo a vedere quella che è la gamma completa della famiglia Multistrada. La famiglia Multistrada è una famiglia molto ampia. Abbiamo visto oggi le novità di V4S e Pikes Peak. Rimangono in gamma anche le versioni RS e Rally. Il modello V4S sta al centro di questa famiglia, è la moto più versatile per spostarsi verso la sportività, con le due versioni con ruota anteriore da 17, Pikes Peak ed RS, e dall'altro lato la versione più avventurosa, votata ai lunghi viaggi, appunto la versione Rally. Come la famiglia Multistrada è così variegata e versatile, abbiamo pensato anche a una serie di abbigliamento da moto altrettanto versatile. Per cui abbiamo in gamma il completo Strada C5, un completo 3 strati, 4 stagioni, con imbottitura Primaloft e membrana in Gore-Tex, adatta ai lunghi viaggi. Abbiamo introdotto un nuovo modello che si chiama Tour Summer C1, in materiale molto traspirante, pensato per temperature elevate e per l'estate. Materiali appunto traspiranti, ma sempre certificati per l'utilizzo in moto. Per quanto riguarda la spaccettatura più votata anche al mondo dell'off-road, sia per estetica che per vocazione, il completo Explorer, con tasche molto grandi e la possibilità di rimuovere le maniche e essere indossato come gilet. Ci sono in gamma anche una serie di capi d'abbigliamento in pelle per la parte più sportiva della gamma Multistrada. Abbiamo visto tutte le novità introdotte dalla nuova Multistrada V4 Model Year 2025, ma lo sviluppo in Ducati non si ferma mai. E se identifichiamo nuove soluzioni software che migliorano il piacere di guida, queste vengono introdotte nelle moto durante i tagliandi programmati. Inoltre Ducati è al fianco dei ducatisti grazie a una rete di più di 800 punti assistenza in giro per il mondo, dove personale qualificato e una serie di servizi dedicati renderanno il vostro viaggio sempre più piacevole e sereno. Infine vi ricordo che su Multistrada con Forever Ducati sono previsti 4 anni di garanzia. La stagione della Ducati World Premiere non finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio.